tutti, quelli un po' che hanno più esperienza, la compagnia dei giovani, dei giovanissimi, che stiamo facendo un progetto abbastanza ambizioso. Stiamo girando un film sulla vicenda di Pisacane con questi ragazzi. Adesso, prima di iniziare lo spettacolo vero e proprio, vi faremo vedere un promo di 3 minuti con un pezzo che è stato scritto apposta per il musical di Pisacane, musical che ho scritto io, e loro sono i protagonisti. Siccome veramente abbiamo avuto poco tempo per girare un film, ma che vada anche con dei ragazzini, ci vogliono dalle 4 alle 8 settimane. Non abbiamo avuto questo tempo, l'abbiamo fatto di tempo. Quando è sera e l'aria è più dolce, si sente una voce do mare cantare, trecento sirene fanno la melodia, e tu vita mia mi viene a sentire. Sorella, ascoltare forte. E tu, sorella, dove? Vera la
marinaio che castagne nel grembo aveva e rodeva, rodeva, rodeva! Il vento, grande bontà! Io posso del resto! E io posso del resto! Da ogni parte soffieranno questi venti che pensano scorrere il mondo intero sulla carta del nocchiero. Sarà secco come paglia, giorno e notte avrà battaglia. Per sette notti, nove volte nove, magro, consunto, subirà le prove. Guardate qui! Che cos'è? Un dito che perdé. Un pilota che naufragò, morì! Un tamburo! Un tamburo! Le tre barche che nel mondo van correndo in mare in piano or, tenendosi per mano, fanno giro in tondo, tre per me, tre per te. E poi ancora un terzo tratto, per aver tre volte tre. Ferme! Ormai l'incanto è fatto! Mugolò tre volte il gatto! Tre più nel porco spino! Arpia dice il tempo esatto! Tutti attorno alla caldaia, ne attoschiamo la vetraia! Questo rospo che dormì, 31 notti e 31 dì, a far file sotto una broda, bolla prima in questa broda! Dai, eri, dai, rimetti a tizza, bolle il brodo e il fuoco guida! Questa biscia di pantano bolle e cuoce a mano, perché il filtro sia potente. Bolla e cuoce ogni ingrediente. Dai, eri, dai, rimessi a tizza, bolle il brodo e il fuoco guida! Non dare cura a chi infuria e a chi congiura. Macbeth giammai piegherai la testa, finché da Birma tutta la foresta non muova verso il tuo castello. Invincibile sarai e ancora distrutto. Attento alla foresta, attento, attento ad un uomo nato non naturalmente. Questo non avverrà mai. Chi potrebbe arruolare per forza una foresta ed ordinare ad un albero di sradicare le radici e marciare verso il re? Le donne fanno nascere gli uomini. Sarà tranquillo per il suo regno. La foresta di Birma non potrà mai avanzare verso il castello. Mio signore, dovrei dirvi quello che ho visto, ma non so come fare. È troppo finto e strano per essere vero, ma è pure la verità. Mi è parso di vedere che la foresta tutta muovesse verso il castello. Vi ripeto, la foresta muove verso il castello. Come un'onda avanza e non si arresta di un poco. Il re non credeva una sola parola, ma il messaggero aveva ragione. Il buon Malcolm aveva ordinato all'esercito di tagliare un ramo e metterselo davanti, così si aveva l'impressione come se la foresta avanzasse verso il castello. Macduff, uomo nato con parto cesareo, giustiziò Macbeth. È così che la profezia delle streghe si compì. Ah, ecco! Hai capito ora? Quando il mare è fermo, come affermare il tempo? Tutto questo lascia in tempo di scorrere la vita in un borgo marinaro. Il paese è Sapri. E quando furono della certosa i muri, si udirono suonar trombe e tamburi. Ecco Sapri, un paese fermo nel tempo e nelle cose. Siamo nel 1857. Paese poco istruito, come del resto tutti i piccoli comuni italiani. Paese troppo piccolo per far fronte ad una battaglia di rivoluzione più grande delle loro possibilità. Quella volta, lo sbarco di Carlo Pisacane. Sapri non era pronta. Sapri era un borgo marinaro, non una città di armi. Finché pugnarvi Dio, per lor pregai. A un tratto venni meno, né più guardai. Nel momento d'avventurarmi in un'impresa risicata, voglio dire al paese la mia opinione, per combattere la critica della gente,
sempre disposta ad applaudire i vincitori e a maledire i vinti. Il socialismo di cui parlo può definirsi in queste due parole: libertà e associazione. La sola cosa che può fare un cittadino per essere utile al suo paese è di attendere pazientemente il giorno in cui potrà cooperare ad una rivoluzione che conduce alla sua unità. Io non ho pretesa, come molti oziosi me ne accusano, per giustificare se stessi di essere il salvatore della patria. Sarò detto pazzo, ambizioso, da quelli che nulla mai facendo passano la loro vita a criticare gli altri. Ogni mia ricompensa io la troverò nel fondo della mia anima e di questi cari e generosi amici che mi hanno recato il loro concorso. E se il nostro sacrificio non apporta alcun bene all'Italia, sarà almeno una gloria per essa l'avere prodotto dei figli che vollero immolarsi per la speranza del suo avvenire. Del suo avvenire. Il generale Carlo Pisacane. Che Carlo Pisacane, prima di arrivare a Sarri, ebbe un incontro importante con persone importanti, e ce n'erano tanti, per stabilire la rivoluzione, l'unità d'Italia, prima di arrivare sulle coste del Cilento. Però c'era Giuseppe Garibaldi, questo grande generale, che non volle partecipare perché prevedeva un massacro. Portava male questo Garibaldi. Che lo invitarono a fare? Poteva starsene a casa. In un certo senso hai ragione. Però prima stabilirono questa spedizione a Sapri e si fermarono a Ponza dirottando un piroscafo che faceva la tratta per Tunisi, dove liberarono tanti prigionieri politici e poi tanti carcerati, anche ladri e malfattori, e arrivarono a Sapri. Di male in peggio. Io penso che come organizzazione lasciava un poco a desiderare. Era una banda di sastrata, non una compagnia di soldati. Ma vediamo. Ma c'erano anche tanti patrioti, c'erano tante persone per bene. Ma anche tanti ladri. Ho capito. Fai domande troppo intelligenti per essere così piccola. Io non so cosa dire. Poi Pisacane arrivò a Sapri e trovò un barone. Un barone che non sapeva proprio niente di questa rivoluzione. O non ne voleva sapere, questo non lo sappiamo. Ma lui lo sa. Quindi adesso guardiamoci, anzi ascoltiamo questo dialogo del barone e Carlo Pisacane quando arriva a Sapri. Guardiamo. Thank you.
lei, barone, io sono il generale Carlo Pisacane. Piacere, barone Carlo. Ma che volete da me? Come mai questa sorpresa? E che dobbiamo fare voi? Sorpresa? Ma allora voi non sapete niente? No, e che devo sapere? L'unica cosa che so sono le parole che dicono queste disgraziate qua. Dice che dovete fare la rivoluzione, la liberazione. Questa è la rivoluzione, la liberazione. Ha tenuto la testa. Tenono la testa rivutata. E poi, se si parla tanto di questa rivoluzione, a me mi pare un po' poco per fare una rivoluzione, caro generale. Ma Giuseppe Fanelli mi aveva assicurato che voi avreste dato una mano forte a questa spedizione, con armi e derrate alimentari per la mia gente. No, fermatevi un momento. Io non ho visto nessuno, né Fanelli né altro, e né tantomeno ho promesso niente. Ma vi siete guardati attorno? Ma si può fare una rivoluzione così? Che quale rivoluzione avete fatto? Che cazzo stanno 8 pescatori, 9 femmine, 11 creature? Ma per carità, facciamo un piacere, che cazzo fa male la testa, ci fa male. Ma è proprio qui che dovevamo trovare armi e uomini per dare inizio alla rivolta. Sa, ma siete sicuri? Ma, o volete un consiglio? Statemi a sentire, tornatevi in casa. E poi dico, queste persone che parlano di questa rivoluzione, ma siete sicuri che sono amici vostri? A me mi sorgono dubbio, mi sorge. Mo' dubbio sorge pure a me. Ma da Gaeta sono partite due fregate sulle nostre tracce. Truppe di terra ci inseguono. Se non troviamo armi e uomini, qui sarà una strage. Io tengo dei fucili e delle provviste sono vostre, ma non tengo niente in più. Ma vi siete guardati a tu? Ma si può fare una rivoluzione così? Con tutto il rispetto, caro generale, che stai una fesseria? Io poi sono vecchio per certe cose e metto tutto quello che ho a disposizione. E poi dico, questi uomini che stanno dietro sta scrivania a comandare, siete sicuri che sono amici vostri? Perché le guerre si fanno a mezza via, rivoluzione con fucile ed armi vere. E statevi buoni, caro Luca, statevi buoni. Statevi buoni. Questi qua vanno a morire, vanno a morire. Povero guaglione, vanno a morire, vanno. Vanno a morire, vanno. Vanno a morire, vanno a morire. Calma, Farfarelli. E allora è una priezza. De fango mi tuziano, de merda e de monnezza. Poi le spine le scagliano, li pedi mi spertosano e per un mese abbruciano. Mi fanno lamentare. Oh, sole mia, fa bella tussa, grazie. Tutta l'aria si è ammalorata. Povero sole mio, tu che ne scendi da palude e pantane velenose, sputali in capo di bu. Lo saggio, ma caccia va. Non posso far da meno di smarrirli. Piacere, caro mio. Sono arrivata a fondo. Allora da loro. E solo tanto arriva. E allora su carocchi, su scopole, su cauci e su pizzica maiola. Poverino. Vedi? A Sapri devi sapere che c'era l'arciprete Don Nicola Timpanelli. Anche lui ebbe la sua parte, il suo ruolo in questa vicenda. Don Nicola Timpanelli faceva bella faccia a cattivo gioco. Il prete? Ma i preti sono persone di Dio. Ma allora com'è questa cosa? È tutta una messa in scena. È teatro. No, cara mia, no, il teatro è verità. È la vita che è falsa. No. Guarda. Ascolta. Il buon Don Nicola Timpanelli, eh? Ascoltiamo. Guaglio, vieni. Cura capi Dio, là ci sto telegrafo. Mi sa che sono arrivati i briganti. E fai venire i soldati. Ma depresso. Dice al signor Fischetti di avvertire le sedi centrali. E torrà a Casanza e Casaletto.
dice che a Sabri sono arrivati i rivoluzionari e che hanno fatto prigionire 6 persone. Corre a Padua e a Sala, a Bisogno. Ti prego, allora facciamo la guerra. A me piace fa' un soldato, ma ci parlate col comandante. Ma poi mi danno pure un fucile. Ma di quale fucile stai parlando? Tu sei un guaglione, ma chi ti sei stancato in campa? Ma no, Zipre, quando la patria campa, salta go, e io voglio go. Ma tu da chi stai? Tu vuoi go? Sì, Don Nico. E intanto corre a capire, corre e avvisa che accanci sui banditi e malviventi. Zipre, ma quelli dicono che ci vogliono liberare, ma non hanno sparato manca una botta. Te la dongo io una botta in capo. Se non corre, sono carcerate e malvivente, caccia robano tutte cose. Ci mancavano solo i liberali, speriamo che capisciamo presto sta storia. Fammi andare a vedere, va. All'ordine, Zipre, voi siete il mio generale, vago, io corro. Non allucca, corri. Zipre, ma vengono pure i cavalli, a me piacciono i cavalli. Chi ciuccia con Matteo? Sono arrivato per mare voglio. Vuoi andare o no? Fammi andare a vedere. È meglio che teniamo per noi queste notizie. Tra le nostre forze armate ci sono persone che per non nulla tradiscono. Certamente, ma noi restiamo calmi. Vedrai che da Celina arriveranno i rinforzi. Ora cerca di riposare, io resto sveglia. No, no, io non ho sonno. Vai a riposare, perché domani sarà dura. Buonasera, sono Don Nicola Timpanelli, arciprete di Sapri. Il Signore sia con voi. Un bacio. Saluti a voi. Io sono il generale Carlo Pisacano. Don Nico, lasciamo Cristo fuori da queste vicende umane, eh? Come dite? Come volete, come volete. Ho sentito le vostre intenzioni, ma questa è gente povera, di oro e di ideali. Vivono bene, vivono felici. Diciamo che voi e quelli come voi vivono bene, caro Don Nicola, non la povera gente che si spacca la schiena per riempire le casse dei Borboni. Non vi adirate, io vengo in pace, parlo di pace. Voi parlate della vostra pace, caro Don Nicola, non di tutta la gente. Adesso vi prego, lasciateci riposare, che domani sarà dura. Anzi, se volete essere utile, sfamate i miei uomini mettendo mano alla borsa. Babbo, buonasera. Lo sai che non ci possiamo fidare. Lo so. Riposa, riposa. A dopo. È una bella prigione il mondo. Gemendo siamo venuti al mondo. Quando si nasce, si piange. Perché ci si ritrova in questo palcoscenico di matti. Non far debiti e non prestare, perché il prestito spesso porta con sé l'amico e far debiti rovina il filo dell'economia. Sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo essere. A me mi pare che a sta patria volete solo voi. Ma chi ve l'ha fatto fare? Che è una guerra che sta? A me mi pare una paziella. La guerra si fa con i soldati, non con i mazzacane. Ma voi a me mi piacete. Io vengo lo stesso, pure sa già morì. Io sono che di parola. Eppure io sono che parola. Come dici tu? È proprio di gente come te che avevo bisogno. Gente di parola. Ma vero voi dicite? Che l'origine che ha soffessa, che il mio cervello fa aria. Ma sarà come dicite voi. Ma poi a voi che ve ne viene da sta cosa? Casi ve va di lusso, va buscata una scoppettata. Ho conosciuto gente di potere che ha meno cervello del tuo che fare.
Saresti un grande ministro, cara ragazza. Ministro della pace. Che ci può fare la pace? Basta non fare la guerra. Basta bruciare soldi e fucili. E io non penso che la gente voglia fare la guerra con i mazzacane. Mi convinco sempre di più che sei geniale. Non so c'è che vuol dire tutto questo. L'Italia tutti insieme. Mi pare una cosa buona. Ma la vedo difficile, generale. Troppo difficile. Casimo troppo ignorante. E chi ragiona vocumannà? Chissà se tutti insieme è una cosa buona. È una cosa buona, cara amica mia. È una cosa buona. Adesso vai a riposare. Perché domani sarà un giorno difficile. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia più nobile patire gli strali di una fortuna oltraggiosa o prendere armi e contrastandoli col fine a tutto morire, dormire, sognare forse, e col sonno dire che si è messo fine alle fitte del cuore, ad ogni infermità della carne. Chi vuole sopportare le angherie dei tiranni, i ritardi della legge, l'amore disprezzato e la coscienza che ci fa vili noi quanti siamo? Imprese di grande flusso che perdono il nome d'azione. You, elves of hills, stood and delayed and looked, and you dare to descend with printless foot. Buio, elfi delle montagnelle. Delle laghi quieti e delle ruscelliamme di una, si delle fiammelle, caluscere la notte, e zumbatteano, corrono, e si fermano, tanno se ci volevano. To chase the abbey Neptune, and to fly him, when he come back, you do my puppet's debt. E buio, fatta l'arena, secutate la risacca quando si ritira, e la scanzata, quando ella torna a red, e besecuta. By moonshine, to the green sour ringlet make, whereof they not bite, and you was pastime. L'arte della magia è la bacchetta magica e la spezza. E le libere le sotterra, chiun funne quando arrivano scandaglie. Is to make midnight, mushroom that rejoice, to hear the solemn curfew. Nostromo! Alla comune vostra, capitano! Tempo da perdere non ce n'è. Guaglio, correte, facetevi coraggio. Guaglio, facciamoci onore, stiamo napoletana. Mary of souls, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, high mountain scenes, mountains of rain and sun. Ma è giusto avere paura. Fa parte del coraggio. Ascolta il tuo cuore e decidi. Non sentirti responsabile di questa gente. Se questa gente ti ha seguito, è perché ha nel cuore l'ideale come lo tieni tu. Ci sono state vittime innocenti, lo so. Ma è inevitabile in guerra.
è inevitabile purtroppo. Io sono sempre con te, per qualsiasi decisione che prenderai, perché credo in te e perché ti amo. Il resto poco conta. Mi dai la forza di 1000 soldati. Mi dai la speranza che questo è possibile. E la certezza che devo continuare. Anche se mi sembra una follia. Ma dalla follia che nasce il grande cambiamento. La storia. Nasce il futuro utile. Questa follia mi porterà alla morte. Io lo sento. Ma non ho paura. Mi ricordo quando ci incontrammo... La prima volta, tu avevi 12 anni e io 10. Ci guardammo senza parole. Non erano necessarie le parole per due anime destinate una all'altra. Ci saremmo rivisti. E ci rivedemmo ancora. Sì, a quella festa di amici. Avevi 16 anni. Ti rividi. Il mio cuore batteva con il tuo. Sembravano non essere mai passati quei 6 anni. Io ero all'Annunziatella. Scuola militare di primo ordine. E tu eri lì, davanti a me, luminosa come una stella. Eri bellissima in quell'uniforme scintillante. Ti guardavo ed ero già tua. Le tue mani sudavano e il tuo cuore era incontrollabile, ma io lo sentivo con il mio. Passò del tempo. E poi quella volta, quella magica volta, io dicevo di no, che era una pazzia, ma il mio cuore gridava di sì. Lasciai tutto. Marito e 3 figli per stare sempre con te. Ci imbarcammo e quella fu la nostra prima rivoluzione. Avevamo gli occhi del mondo puntati come fucili su di noi, pronti a fare fuoco. Ma avevamo negli occhi il nostro mondo, che non lasciava spazio ad estranei. Era intoccabile la nostra felicità. Quante persone grandi nella nostra vita, ma nulla si sente. Qualcuno ha già tradito. Ma non mi è dato saperlo. Dici questo a Silvia. Dici questo. Quando vorrà sapere di suo padre. Tu sei un bravo uomo. E Dio ti ha scelto ed amato. Ma se tu non continuassi questa follia, questo sogno di libertà, non saresti l'uomo che ho scelto. Dirò questo a Silvia. Dirò questo a tua figlia. Continua. Per amor mio e per amor tuo. A presto, generale Carlo e duca Pisacane. A presto. Le foglie nel vento, poi il sole verrà, la pioggia e le case. Come il vento, lo sento, questo.
ero stato colpito a morte. Ma non era la ferita che mi dava dolore, era il tradimento. Il tradimento che mi squarciava il corpo e l'anima. Il tradimento. Non sparate sulla gente! Viva l'Italia! Com'è triste questa storia. Povero chi crede nella giustizia. Sarà sempre perseguitato. Lo vedi? Com'è triste questa storia? Bene, lo sai, quel grande scrittore che ti parlavo prima ha scritto tante cose. Ha scritto anche come si può impazzire per l'amore. Tu immagina la moglie di Carlo Pisacane che poteva addirittura impazzire. Noi abbiamo qui lo spiritello dell'aria. Adesso che si prepara con una magia, vieni qua tu. Tu stai lì con una magia, adesso gli facciamo cantare la pazzia. Come farò fra tanti a distinguere il mio innamorato? Fermi, purtroppo la magia non mi è uscita. Che c'è qualche errore, non fa. Vieni. E facciamo la magia? Ok. Dov'è? Sua graziosissima maestà. Come farò fra tanti a distinguere il mio innamorato? Dai sandali o dal cappello di con chi è errato? Ah, voi dite così? Ai funerali di mia madre non vi ho ringraziato abbastanza per quello che avete fatto per me, caro professore. Io vorrei capire ancora. Sapere il perché. Il perché è in quelle bandiere che sventolano alte e portano anche il nome di mio padre. Un'Italia unita da una bandiera. Speriamo che gli italiani ne siano degni per l'elevato costo che essa comporta. Speriamo che della parola patriottismo non se ne faccia un cattivo uso. La cosa che più mi distrugge è il tradimento. Tradimento da persone comuni, posso anche capire. Ma da uomini di Stato è inconcepibile. E poi, da chi addirittura ha partecipato al Risorgimento. È inaccettabile. Offesa, voi fate conto, abbiamo colto queste visioni così a sorpresa, mentre eravate in preda al sogno. Non ci dovete rimproverare, se vana e sciocca sembra la storia, ne andrà dissolta ogni memoria, come di nebbia se il sole appare. Se ci accordate vostra clemenza, gentile pubblico, faremo ammenda. E come è vero che io sono folletto, onesto e semplice, sincero e schietto. Pago l'ammenda senza ritardo. O mi direte che sono bugiardo. Ora vi auguro sogni felici, se sia ben vero che siamo amici. E ad un applauso a tutti i miei soldi, perché ho promesso che ad ogni incontro a voi vi state per insegnando, gentile pubblico, faremo ammenda. Thank you.
bandiera tricolore. Da lontano li guardai, negli occhi li guardai, avevano una lacrima, avevano un sorriso, occhi azzurri, capelli d'oro, una luce, sinistra luce, un uomo ad indicare loro la via. Per loro pregai e non guardai più. Poi fu sera, venne la sera, o era mattina, non ricordo. La luce era sinistra di presagio, era una luce di presagio, di morte. Quella mattina sentivi i tamburi della morte, sentivi i tamburi della morte, ritmici e cupi. I tamburi della morte riflettevano sulle onde e danzavano verso le colline. Poi fu sera, il cupo rumore della morte, fumo nero e terribile, fumo nero quella volta, per non dimenticare più, il cupo rumore della morte, fumo nero e terribile, fumo nero quella volta, per non dimenticare più. Quante storie mi ha raccontato, belle, tristi. Ora sono stanca e penso che dormirò. Dai, state qui. Aspettiamo, che non è ancora finita. Abbiamo un'ultima canzone da ascoltare. Vorrei dirti un amore alla luce del sole, nei castelli di sabbia. Ti esplode la rabbia e non parlo mai. Sì, io, ma conosco il tuo cielo, il mio bianco e il tuo nero, la tua sete di vita, la tua forza infinita. Because
Spero di aver raccontato questa storia con un pizzico di teatro, perché a noi piace tanto il teatro. E lasciatemi presentare i miei compagni. Io questi qua li conosco tutti, i nomi. Voi non ci credete? Allora ringrazio Rosa, Asia, Giulia, Miriam, Antonio, Leonardo, Aurora, Sara, Chiara, Rosa, Emily, tu voglio, mi ricordo, Giulia, Giorgia, Claudia, e questi sono i piccoli attori che avete visto il promo. Bravi, voi vedrete proprio il film. Adesso vi presento queste ragazzine vostre, io non le conosco. Sì, allora, Clara, Elena, Marisol e Luna. Ovviamente guidate dalle sorelle volanti Gimica 2000. Un saluto, ecco. Abbiamo una new entry. Cinzia. Forse perché sono, sapete perché? No, questo guardate è un istinto riflesso, perché sono invidioso, siccome l'allievo sta superando il maestro, allora non lo parlo. E poi va bene? Dimmi. Facciamola andare a posto, un Morenni freddo, poverina, trema da mezz'ora. Poverina, Michela, grande professionista, aveva la febbre, ragazzi, la febbre. Poverina. Vai Michele, vai. Allora, secondo, velocemente, se vieni qua, sì. Certo, vicino a me, sì. Hai detto bene. Non lo faccio recitare più. 5 anni fa abbiamo deciso di cambiare un po' il Pisacane e abbiamo deciso di affidarlo ad Umberto, perché Umberto è persona che veramente vive con intensità tutte le cose che fa, e in modo particolare il teatro. Abbiamo scelto di investire in questa strada perché pensavamo e siamo convinti, e lo spettacolo di stasera ci ha dato ragione, che avevamo bisogno di investire in cultura, che lo spettacolo di Pisacane fatto da persone che passavano quella sera da Sapri con un lauto cachet non era il Pisacane che volevamo noi. Il Pisacane che volevamo noi è quello di questi bambini, di questi ragazzi, di queste persone che vivono la nostra città e che da questa esperienza portano qualcosa con loro e ci regalano, come ci hanno regalato stasera, una straordinaria emozione. Io penso che tutti quanti noi stasera andiamo a casa con dentro le vibrazioni delle parole del nostro Pisacane, di come questa coscienza, bambina, ragazzina, ha saputo tenere noi tutti con il fiato sospeso, e così con questa capacità di mettere insieme che ha avuto Umberto ballo, canto, teatro, musica, e ci ha tenuti tutti insieme. Ecco, io, Umberto lo sa, ne abbiamo detto, noi speriamo davvero che questo percorso continui così. Noi siamo molto orgogliosi di avere una compagnia di teatro, e questa compagnia di teatro il 29 di questo mese aprirà il Cineteatro Ferrari. Quindi il 29 di agosto questi ragazzi, con l'altro bello sforzo chiesto al maestro Umberto, perché anche qui il fatto di avere le persone sempre molto disponibili spesso sembra che non abbiano quella professionalità e quella dimensione che invece hanno. Ecco, Umberto è un professionista serio, è una persona... Anche lei. Anche loro, ma loro già gliel'ho detto poco tempo fa, sempre qua. Quindi ci siamo fatti un altro debito. Ce lo diciamo così, ovviamente. Stasera sfrutto questa occasione per invitare tutti voi a questo momento importante, che sarà il restituire alla città uno spazio importante come il Cineteatro, che siamo convinti che deve diventare e sarà lo spazio dove far crescere tante passioni, dove far crescere cultura, dove far crescere i nostri ragazzi con
dei messaggi diversi, abituandoli a Shakespeare, a Pirandello, perché è di questo che abbiamo bisogno e di questo lo possiamo fare, così come l'ha fatto Umberto in questi anni, anche con grandi sacrifici, spesso anche non ripagato adeguatamente, perché poi la vicenda di Pisacane descrive un po' anche la nostra città, una città spesso non disponibile a riconoscere il lavoro buono, e quindi anche in questi anni, Umberto, abbiamo condiviso insieme anche tanti giudizi non bellissimi, però siamo convinti che questa è la strada giusta e che poi nel tempo troveremo sicuramente, come hai detto tu prima, soddisfazione delle cose che si fanno, perché si fanno con passione e con amore e con la coscienza a posto. Grazie a tutti voi, grazie davvero, perché la nostra città deve essere davvero orgogliosa di avere persone come voi e anche persone come voi, perché rimanere qui e seguire uno spettacolo così impegnativo significa che c'è anche tanta gente buona in questa città che veramente vuole andare oltre quello che è semplice. Quello che fanno loro non è semplice, ma è sicuramente qualcosa di straordinariamente importante. Grazie davvero di voi. Grazie, grazie a voi. Grazie.